c'è da abituarsi a due cose quando un concertista arriva a un nuovo luogo. Prima di tutto il pianoforte, tutti i pianoforti sono diversi. E la seconda cosa è la sala. Io cerco di suonare molto per acquistare un senso di essere patrone della sala, come se fosse la camera mia, perché a casa, se uno non è milionario, non ha una stanza così grande, allora anche in un jazz club sono stanze molto piccole, allora è una cosa molto mentale che cerco di ambientarmi, si dice così, alla grandezza di questa sala e dell'acustica e queste cose. E poi due o tre giorni che non suono, sono qui in Italia, sono arrivato dall'Australia e mi piaceva anche suonare. Sì, due giorni che cammino, è molto bello, l'alta città è splendida. Come è possibile di non piacerla? È molto bella. Il festival? Questo festival il festival è la prima volta. Sì, è molto bello, ma una cosa che dà molto a una città portare qualche cosa così, perché non è solo musica, è letteratura, pittura, musica lirica, c'è tante cose che vede la. Abbiamo bisogno di questo, per tutto, perché in questo mondo siamo tutti in fretta, c'è sempre, in inglese diciamo disposable music, che è come il mangiare che si prende, il cibo che si compra, che è fatto fast food. C'è tanto fast food, è importantissimo che noi continuiamo questa cultura, prima che ci dimentichiamo perché per l'arte serve.